È stata una macabra scoperta, un macabro ritrovamento, quello che ha fatto un uomo che risiede nella città di Rushing, nel Wisconsin. Infatti, pensate che costui ha trovato un cervello avvolto in un foglio di alluminio in una spiaggia, secondo quello che i media locali ci dicono. L'artista e costruttore si chiama Jimmy Senda, a 47 anni di età. Costui stava passeggiando come di consueto nella spiaggia, per cercare pezzi di vetro lasciati dal mare da sfruttare per le sue relative sculture. Così è uscito a fare una passeggiata lungo una delle spiagge locali, ha scoperto che le onde avevano portato a riva un pacco di carta stagnola legato con elastico di colore rosa. Ecco che l'uomo quindi ha fatto questa macabra scoperta e ha contattato diversi dipendenti della città che lavorano nelle vicinanze e li ha consultati. Hanno constatato che si trattava di un cervello in piena regola, poi l'uomo ha allertato anche la polizia e anche gli ufficiali hanno realizzato che si trattava di un cervello. Va bene? Il medico legale ha stabilito che il cervello però non è un cervello di un essere umano. Le autorità sostengono che non si sa quale tipo di animale appartenga il cervello in questione. Va bene? Vi ringrazio per la visione, per l'ascolto di questo video di oggi. Iscrivetevi, commentate. Saluto caro Dario da Donato Italia.